questo, finché non finisce Sara, adesso mi sono infognata di nuovo e me lo sto guardando tutte le mattine. E dopo Sara non ti vuoi guardare anche Kiss Me Licia? Perché io sì, amo te. Sì, da me si arriverai. Conosco anche le canzoni di Shilly, ecco, lui non mi ricordo come si chiama, Shilly. Insomma, quello che ti dico è che secondo me cartoni animati di una volta erano avanti. E la cosa bella è che comunque sia c'era una storia, c'era una storia, c'era un senso, andava tutto a puntate. Adesso, cioè, gli ultimi cartoni animati che avevo visto, cosa di Pokémon, boh, non lo so. Vabbè. Sono sveglia dalle 5 e mezza, sono le 8 e io non ho fatto praticamente niente. Se non la colazione, sono fatta un panino con pomodoro e insalata. Io ti dico la verità, ascoltassi la voglia, me ne andrei a letto a guardare la tele. Potrei anche farlo, povero cane, non lo so. Diciamo che dove è scritto che bisogna pulire tutti i giorni, adesso no? Mamma mia, è proprio buio oggi. Ok, ho acceso la luce. Stavo dicendo, adesso facciamo un discorso, un ragionamento serio. Dove sta scritto che bisogna pulire tutti i giorni? Dove? Dove? Se non lo fai oggi, lo fai domani. Questo si chiama procrastinare? Sì. E chi l'avrebbe mai detto che io che sono sempre stata fissatissima con le pulizie, anzi in realtà il mio era proprio un disturbo ossessivo compulsivo. Io che ho aperto un canale YouTube che parlava di pulizie a rotazione, pulizie di primavera, pulizie d'estate, pulizie del giorno, della notte, del pomeriggio, arrivassi a questo punto. Sai cosa ti dico? Sinceramente mi sento libera. Poi la mia casa c'è da dire che rimane pulita perché comunque sia in casa non viene praticamente mai nessuno. Noi in casa siamo in due, non entriamo mai con le scarpe. E questo già fa sì che i pavimenti non si sporchino. Ovvio, se passi lo Swiffer è pieno di polvere. Se passi la polvere, se passi anche sui mobili trovi la polvere perché se ne forma ogni giorno a quantità industriali. La passata ai sanitari devi comunque sia darla. Se vuoi stiri, se vuoi attacchi la lavatrice, se no lasci tutto lì e fai il letto. Non lo so, vediamo come si svolge la mattinata. Alla fine mi hanno telefonato, telefonata lunga, quindi mentre ero al telefono con le cuffie, cuffietta tolta, mi sono fatto un caffè e mi sono attivata. Quindi sono le 9:40, è praticamente ancora prestissimo se vogliamo, e direi che abbiamo tutto il tempo di fare tutto. Allora. Mi hai consigliato di provare a lavare i panni a 60 gradi, tutti quei panni che non funzionano. Quindi, allora, svuotiamo la lavatrice che c'era. Altra roba da lavare. E provo a metterci dentro tutti i panni. A questo punto li lavo tutti. Tutti dentro. Allora facciamo 60 quotidiano, 60 è quello un po' più veloce e vediamo cosa esce fuori e andiamo avanti con le pulizie.
sentendoli sento che la situazione, boh, non è cambiata proprio per niente. Quindi, boh, riporto il negozio, non lo so. Guarda, te li regalerei tutti, solo che ci costa più la spedizione che non comprarli. Però questi qua ancora li devo provare, non li ho ancora aperti. E questi sono quelli della Spontex, i primi che non mi piacevano tantissimo, ma che sicuramente sono meglio di questi, che sarebbero questi qua. Ecco, su questo sto notando che invece più lo utilizzo e già sta migliorando questo. Ma questi qua proprio, boh. Niente, ci potrei fare una coperta. Non lo so. Chiedo a. Boh. Ah, non ci ho pensato. Potrei darli al padrone di casa per gli alloggi che affitta. Adesso aspetto che si asciugano. Domani faccio un pacchetto perché è inutile che me li tengo. E dopo questo video non parlerò più di panni. Non sono neanche questi. E allora non li fanno più. Erano il pacco da 10 che ha preso 1000 e che secondo me hanno cambiato il pacco. Quindi prima ce n'erano 3. Poi l'hanno fatto da 10 e la fibra non è lo stesso. Questi sono, vanno bene per asciugare, sembrano tipo quasi in gomma. Quindi vanno bene per lucidare la cucina e il lavello, credo. E niente di più. Belli perché si possono utilizzare anche questi senza detersivo. Questa è una cosa buona, però non sono neanche questi. Niente, quei panni lì non li trovo più. Mamma mia, che botte che sta continuando. Dai, cucciolo, vai di là, c'è la finestra aperta. Io ho paura che se vado di là si spaventa. Perché se no andrei a aprire la finestra, però se apro la finestra faccio casino. O chissà dov'è. Ma pure cagato dappertutto. Che spavento! Dai, vai di là! Mamma mia, mi fa spaventare da che arriva. Senti le voci, segui le voci dei tuoi compagni. Sta arrivando il padrone di casa, ho spento tutte le luci, lasciando via l'uscita. Arriva lui a prenderlo, che lui è esperto di queste cose, perché lui va a salvare animali in giro, almeno sa come prenderlo. Se io stavo a letto e non pulivo niente, tutto questo non sarebbe successo. Adesso ho l'uccello su per casa che non so dov'è. Io vedo solo cagate di uccello dappertutto. E aspetto il padrone di casa che sta arrivando. Più che altro perché mi spiace, allora se mi avvicino lui sbatte. Io in automatico mi spavento perché sbatte e non so perché, perché non ho paura degli uccellini, dei passerotti. Però ho paura che se vado verso di là per aprirgli la finestra, lui si spaventa e continua a sbattere contro il vetro. Cioè non so proprio come comportarmi in questi casi. E non posso neanche andare avanti con le pulizie di là, perché se no non vedo se esce. Perché se esce non me ne accorgo, poi il padrone di casa come arriva ci impiega 3 ore a cercarlo, magari è uscito, poi mi sbuca. Che è scappato da casa di qualcuno. Devo chiudere tutte le porte, se no. Va bene, l'uccellino è stato salvato. Io adesso finisco le pulizie, tra cui anche le sue cacchette, i suoi ricordini, lasciatemi. Devo ricordarmi da oggi in poi di fare più attenzione, quindi io chiudere questa quando faccio avanti e indietro con le lenzuola oppure chiudere la zanzariera,
Perché mi spiace, poi vado a vedere sopra cosa non ha combinato. Per pranzo, la zuppa che ti avevo fatto vedere ieri, che tu hai visto la parte sopra, la scaldo, io aggiungo un pochettino d'acqua e poi metto la pasta. Ecco cosa metti, metto la clip a fine video, così vedrai che è super, è buona. Falla perché è buona e poi è davvero comoda, appunto perché io mi preparo il pentolone e come ti ho raccontato giovedì, no, ieri, per te è giovedì, quindi 3 video qua, 2 video fa. Prendi solo la verdura, appunto, e la salti in padella con un po' d'olio e il peperoncino alla morte sua e la usi come contorno, oppure appunto con le uova puoi andargli a fare una frittata piuttosto che aggiungergli brodo e farla diventare una minestra con dentro la pasta ed è buonissima. Va bene, io ti saluto qui, vado a fare le mie pulizie da sola così magari faccio anche un pochettino più veloce visto che adesso ho anche tutte le cacchette da controllare sopra. L'uccellino è stato salvato. E io ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto, spero che la mia di oggi ti abbia fatto un pochettino di piacere e se è piacere noi ci vediamo domani.